Comunque, se vogliamo essere proprio... Ah! E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Silent Hill 4. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo nuovo video. Non vi dimenticate ragazzi che il vostro supporto con i mi piace è assolutamente importante affinché le serie possano continuare. Per cui ragazzi, lasciando un bel pollice in su, continuate a farmi capire che appunto siete interessati a guardare ancora la serie. La volta scorsa siamo subentrati in questo gioco che devo dire purtroppo mi ha già colpito un pochettino dal punto di vista dell'angoscia, della ansia di tutto il resto appresso, e non ci dimentichiamo, si è aperto ragazzi la volta scorsa un enorme bucio de culo in bagno. Per cui penso che quello che dovremmo fare adesso, ragazzi, sarà proprio questo: cioè entrare, purtroppo, perché ci è data la possibilità di entrare appunto nel bucio de culo. Per cui mi è stato detto che la prima persona, appunto, mi scordo sempre. Chiarissimo, io insomma dovrei vedere proprio la voglia crescere in me, no? La voglia di entrare qua dentro. Va bene, non perdiamo tempo, entriamo. Che brutta idea, che brutta idea. Che brutta cosa. Striscia come un verme, Harry! Fate scherzi, che non sono proprio pronta per gli scherzi di merda. Ma proprio mai, ma che è infinito sto buco di culo, che c'è sta qua dentro? Oh. Niente scherzi ragazzi, vi avverto che sono armata, c'ho un tubo di metallo impressionante. Ve lo ficco su per il deretano se mi fate qualche scherzo di cattivo gusto, eh? Ci siamo ragazzi, siamo in fondo al buco di culo. Harry sta sempre come se non fossero cazzi suoi, ragazzi, quello che sta accadendo. Guardatelo. What the hell? Che cosa? È seduto come se nulla fosse su una scala mobile che è uscita da un buco di culo che è spuntato da casa sua. Cioè, non sto capendo. Non sto, no, no, no. Più che altro non capisco l'atteggiamento di Harry. Ecco, ragazzi, ci siamo. Perfetto. Musica non aiuta, direi. Perfetto, siamo effettivamente finalmente in terza persona. Allora, R2, L2 come sempre, ragazzi, per guardare su e giù. Ci sarà un modo tipo per correre? Ok, sì, con cerchio. Non so se ci avrebbero fatto una sorta di tutorial, ma intanto esploriamo i tasti che abbiamo a disposizione. Non si può cambiare telecamera in qualche modo, no? No, allora, con questo si apre sempre l'inventario. È che non vedere dove sto andando mi mette un po' che ansia. Devo essere proprio sincera. Oh. Continuo a dire che tutto ciò non è assolutamente normale, però fa niente, no? Non posso interagire con niente qui, ragazzi. Va bene, volete solo farmi salire l'ansia? Ok. Chi è? Who are you? No, tu chi sei? Semmai. What's your name? Ammazza e zizio. Ma che cazzo? Henry. And you?
This is my dream and you don't even know my name. It's Cynthia. Cynthia? Your dream. That's right. This is just a dream. And a really terrible one, too. I hope I wake up soon. So you think this is a dream, huh? Well, if it's not a dream, what is it? Non lo so. Anyway, I want to get out of here, but I can't find the exit. Nella mezza. Say, will you help me find it? I'm kind of scared all alone. I'll do a special favor for you later. It's just a dream, so I might as well have some fun. La proposta zozza. Che c'entrava? Oh zia, che fai? Mi segui? Ma mi stai seguendo? Non lo so, non so sinceramente cosa c'entrava la proposta zozza. Fatto sta che sta seguendo mestizza. Altro che Cynthia, mestizza ti chiamerò. La chiamerò zizza. Ok, vediamo un po' in fondo di qua che c'è sta, ragazzi. Possiamo entrare? La porta è chiusa a chiave dall'altra parte. Perfetto, ci specificano anche che è chiusa dall'altra parte. Questa è chiusa a chiave, proprio non si vuole aprire. Questo è proprio un altro paio di maniche. Possiamo interagire con un altro? Sembrerebbe di no. Per cui, allora, questa telecamera così che non mi fa vedere, ragazzi, a cosa sto andando incontro. Lo ripeto, mettono un po' angoscia, purtroppo. Però non possiamo cambiarla in nessun modo. Per cui è una specie di pubblicità niente interessante. Ovviamente anche voi ragazzi avete confermato quello che io avevo immaginato l'altra volta, nel senso che è assolutamente comunque importante esplorare bene, interagire con tutto più o meno. Quindi devo cercare di non perdermi alcun dettaglio. Che hai? Che c'hai? Ti è venuta un'ulcera, un'ernia? Che cazzo sta succedendo? Certo, adesso io dovrei andare con mestizza direttamente nell'oscurità. Ok, cambiato così. Transizione meravigliosa, fantastico. Va bene. Comunque questa sembrerebbe essere, ragazzi, una stazione della metro. Perlomeno sembrerebbe averne le sembianze. Per cui questo è un bucio reculo, cioè posso entrare pure qua, no? Va bene. Io credo che non ci sia bisogno di questa musica così intensa, a mio parere. Mio modesto parere. Che c'è? Che c'è? Oddio, che c'hai? Oddio, che c'hai? No, non farlo, ti prego, che schifo. No, che schifo, no. Ma perché? È stato lì come se non fossero cazzi suoi ad aspettare. Va bene, ok, non andare a controllare se magari si è sentita male, è caduta, ha sbattuto la testa sul cesso, è annegata nel water. Non è entrata in quello degli uomini. Comunque, se vogliamo essere proprio Harry, stai lì! Non te ne fregare un cazzo, oddio! 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 Che? Come si usa? Come si usa l'arma? Come si usa l'arma? Come cazzo si usa? Come cazzo? Ah, così! Cioè, devo tener premuto R1, ragazzi! Oddio, Gesù! Ok, il sistema di combattimento mi lascia un po' perplessa, ma
Va bene, basta che io possa difendermi in qualche modo da queste bestie immonde infernali. Ok, a quanto ho capito, ragazzi, ci dobbiamo avvicinare e premere quadrato per finirli di schiacciare. Sono morti, mi auguro, che è sto ruggito. Sto gorgoglio, io li ho ammazzati, eh. Oddio, ma da dove viene sto gorgoglio? Oh, ma la tipa è morta, che c'ha? Che ha fatto? È viva? Oddio, 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 no, 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 già non mi sta a piacere. Silenzio più totale, siamo in un bagno, e i bagni, ragazzi, sono i posti peggiori che si possano trovare nei giochi horror. Zia? Zizza, anzi, scusa, zizza. Oddio. Credo non ci sia nessuno qui. Ma, scusa. Ammazza, è schifo. E questo? Dove porterà questo strano buco? No. Ah, è proprio un buco aperto, un altro bucio de culo. Ma la tipa che ha fatto? Scusate, che fine ha fatto? Poi tra l'altro chi era? Perché era qui? Ammazza, che lago di sangue e merda. Zizza, non è che per... Sono armata, eh. Sono armata. Non vi avvicinate, eh. Chiunque tu sia. Sembra non ci sia. Sono armata e non ho paura. Ok, vabbè, andiamo. A noi non interessa di niente, vero? Assolutamente no. Zizza è sparita. Un branco di cani deformi. Che è? Che è sto rumore? Oh. 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 È lì. Sta arrivando. Ciao bel cagnolino. Che schifo. Oddio, che è sto rumore? Oh. Che è sto rumore? Stai giù. Ammazza tutto sto casino per ammazzare un cane. Ma che è? Oh, posso cambiare inquadratura, ragazzi. Cioè, perlomeno... Aspettate. Si avvicina sempre di più. Ma perché? Vabbè, non lo so. Ho premuto L1 per sbaglio. Comunque L1 a quanto pare gli riporta la telecamera dietro. Per cui... Forse ho scoperto il modo. Mbrondo, mbrondo, polizia, qualcuno! Oh, forse sarebbe meglio chiamare uno psichiatra. È un distributore automatico di gettoni per la linea di Lynch Street. Ma è guasto, non posso usarlo. Benissimo, siamo sicuri che siano tutti rotti? No, perché magari... Va bene, sono tutti rotti. Comunque, ragazzi, non ci dimentichiamo, c'era un bucio de culo nel bagno delle donne. Magari sì, si è entrata lì. Una specie di guida alla stazione, ma il testo è leggibile, è completamente inutile. Allora che cazzo me lo fate vedere a fa? Se è completamente inutile, cioè non... Non lo so. Non posso usarlo. Non posso usarlo. E non posso usarlo. Va bene, comunque è buono che almeno, ragazzi, c'è la possibilità di riportare la telecamera alle spalle di Harry. Ho espugnato la fortezza. Vediamo chi coglie la citazione. Ok, qua non c'è niente di utile. Oh, che devo fare? Devo continuare ad andare avanti all'infinito, ragazzi? No, sul serio, che è sto coso? Niente, ok, quello per i vigili del fuoco, ma non possiamo comunque interagire. Qua ho già interagito, manco mi ricordo. Vediamo. Niente, niente, niente. Va bene, pure questi telefoni sono rotti. Imbrondo. Accipicchia, sì, sembrerebbe di sì. Vabbè, proviamo ad andare ancora più giù. Non so, ci sarà un momento in cui non si potrà più. In cui non si potrà. Cos'è quella cosa? Oh, gigante, che pulsa. Ragazzi, sono qui. Yuhu. Comunque sti cani sono un po' rincoglioniti, scusate. Cioè, arrivano e si fanno ammazzare come se... No, ammazza l'altro. L'altro, l'altro cane. L'altro, giù. Oh, che casino. Zitto. Eccolo là. Adesso sì che è arrabbiato, vero? Sei arrabbiato? Sei arrabbiato? Mostrami la tua rabbia, stupida bestia. Ecco fatto. Ok. E questa cosa no, guarda, potevo accettare i cani deformi, ma un vermone gigante che si muove, la porta è chiusa a chiave, non si vuole aprire. Questo no, cioè
No. Va bene? Dio, Gesù, che cazzo gli devo fare a sto coso? Che cos'è? Oddio, che schifo! Oh, qua si va su. Ah, Dio, non lo posso vedere. No, la strada è sbarrata. Harry! Harry! Mi sa che devo provare a colpirlo, per quanto l'idea mi faccia assolutamente schifo. Mi fa schifo! No! Aiuto! Aiuto! Che me fa? Non so che me fa. Mori! Via! Via! Bestia immonda! Che schifo, ragazzi, madonna santa, fa schifo davvero! Oh! E vattene! Madonna, a quanto pare no, ragazzi, non otteniamo niente facendo questo. E ci terrei ad andarmene perché è veramente disgustoso. Per cui probabilmente quello che dobbiamo fare è entrare nel buciore culo del bagno delle donne. È l'unica cosa che mi viene in mente, insomma. Qua c'è qualcos'altro, aspettate. Ah no, è quella di prima. Ma scusa. Vabbè, diciamole sì. Andiamo indietro, Harry. A parte che sto continuando a chiedermi, Zizza, che fine ha fatto. Qua ci stanno i bagni, perfetto. Entriamo nei bagni delle donne. E queste inquadrature così mi creano un poco panico. Per cui, vabbè, dove porterà questo strano buciore culo? Entriamo? Certo che entriamo, non vedevo l'ora. Come sempre, oddio. So darti queste risposte, non ci sto a capire niente manco io. What am I thinking? Ok, c'è tutto questo casino per poi ritornare di nuovo nel nostro appartamento? Ma che davvero? Nel bagno ci sarà di nuovo il buciore culo? Oh, che è successo qua? Il mobile non era così, mi sa, prima, eh. Oh, ragazzi! Si è aggiunto qualcuno qua, qualcosa? Vabbè, visto che ci siamo, intanto salvo. Non riuscirò mai a tollerare questo salvataggio, ragazzi. Ve lo dico da adesso, non ci riuscirò mai. Allora, sto mobile, è evidente che è successo qualcosa a questo mobile. La fotografia è caduta? Beh, direi, perché il mobile si è spostato. Sono qui da quando ho traslocato, eh? Che strano, qualcuno l'ha spostata. Raddrizza? Sì. Oh, chi può averlo fatto? Perché? Prendila, Harry, prendila. C'è una pistola in terra. Puoi prenderla, certo. Wow! Arma facile da usare, ma potere di rallentamento limitato. Che cazzo significa? Che cazzo vuol dire? Vabbè, abbiamo la pistola. Meraviglioso. E sto coso qua cos'è? Oddio. Oddio, oddio. Ho disturbato qualcuno? Sembrerebbe di sì. Non toccarlo! Brutto zozzone! Spione! Where did I put that damn broom? Guardone! There it is. Guardone zozzone! Harry! Brutto pervertito, che non sia altro che il coniglio sul letto, non me la conta giusta, ma proprio per niente.
Ma proprio per niente? Ok, non possiamo fare altro. Vabbè. What the fuck? Oh mio Dio, sta squillando il telefono. Un telefono che è stato staccato effettivamente dalla linea telefonica, ma direi di rispondere visto che ci siamo. Brondo? Where did you go? Oh, è Zizza! È Zizza! Harry, save me! Harry! There's one here. Un gettone di che? Ma che cazzo stai a di? Che è sto rumore? Oddio, lo sento dappertutto. Che è sto rumore, eh? Oddio, viene dal bagno. Oddio, no. Viene dal bucio del culo. Ma io tornerei un attimo di là. Scusate, fatemi vedere. Che sta succedendo qui? Oh! Ma avete detto pure di controllare sto biglietto sotto la porta. Mi ero totalmente dimenticata. Mamma, perché non ti svegli? Perché ci sono delle lettere grandi e delle lettere piccole? Hai messo la prima lettera nel tuo album di ritagli. C'è qualcosa, ragazzi, che non va. C'è la tipa con la scopa, magari. Ah, ecco che era quel rumore. Emanate sul muro, continuano ad essere veramente artistiche. Zia, ma devo fare altro intanto? Mentre ti spio? Continuiamo a spiare sta poveraccia, ragazzi, non capisco il motivo. Ma mo devi fare sto casino, te, eh? Non vedi sto cercando di entrare in un buco di culo? Hai finito? Sembrerebbe di sì. Boh. Vabbè, diciamo di sì. Non capisco perché un biglietto con scritto mamma perché non ti svegli sia alla nostra porta, però va bene lo stesso. Non c'è alcun tipo di problema. Zizza ci ha chiamati, anche alquanto alterata, oserei dire. E va bene, addentriamoci di nuovo nel buco di culo, sembrerebbe la cosa giusta da fare. Gesù, minchia, ogni volta, eh sì, e ogni volta mi devo rifare il viaggio mo fino a sotto. Ah, ok, automatico adesso. Benissimo. Che gioia immane. Zizza, una specie di manichino, ma è Zizza, ha una moneta in mano, è Zizza, prendi la moneta per la linea di Lynch Street, gettone per la linea metropolitana di Lynch Street, può essere usata più volte, what the fuck, va bene, no aspettate, mi ricorda un po' Zizza, eh sì, che gli hanno fatto, come equipaggio questo? Aiuto, la voglio equipaggiare. No, la pistola, Harry. La pistola. Come cazzo equipaggio la pistola? Oddio, ragazzi, non lo so. Mi continua a tenere equipaggiato il tubo. Non so come equipaggiare la pistola. No, ma anche se volessi usare gli altri oggetti, come faccio? Non lo so, raga. Non lo so. Adesso me l'ho equipaggiata, perché? Con triangolo. Madonna, il movimento è bellissimo. È bellissimo. Perché fa sto movimento quando equipaggia una cosa diversa? Va bene, ok. Che cazzo è successo? Ho sentito il rumore, eh? Vabbè, io vado tranquillamente. Ok, ci stanno ancora i cani. I cazzi, i mazzi. Suppongo per sparare si userà triangolo. Si userà quadrato mentre premo R1.
Per cui per noi va bene così. Io penso che dovremmo liberare, ragazzi, il passaggio da quel vermone orripilante. Oh, vabbè, forse non è qua che devo andare, probabilmente. Evidentemente, ragazzi, non è qua che bisogna fare qualcosa. Per cui, se c'è una moneta della metro, magari possiamo usarla qui da qualche parte. Per Lynch Street, diceva. Vediamo un po'. Magari posso inserirla qua? Posso fare qualcosa? Questo non posso usarlo qui. Mi occorre una moneta. Ecco qua, per passare attraverso questo tornello. Perfetto. È l'entrata della linea di Lynch Street. Ce l'ho fatta? Oh, sono entrato? Ho usato? Voglio usare... Questo non posso usarlo. Ma che cazzo? Eh no, vabbè, è chiaro come il sole che lo devo usare qua, ma... No, sul serio, cos'è che sto sbagliando? L'entrata... Ok, ma... Ah, ecco, perfetto, devo premere di nuovo triangolo, va bene. Hai usato la moneta per la linea di Lynch Street, perfetto. Ok, quindi per utilizzare oggetti dall'inventario devo premere triangolo, me lo devo ricordare perché... Da discesa all'inferno. Sono pronta. Io non so comunque, ragazzi, se questa mira... Io la mira non posso spostarla, eh. Non posso spostarla, quindi non so se sarà meglio utilizzare il bastone, il tubo di ferro. Oddio, cosa cazzo è? Ah! Oddio, oddio Gesù, oddio Gesù. Oddio Gesù, state zitta un attimo, zitta un attimo, che ho appena avuto un incontro del quarto tipo con una cosa che non so cosa fosse. Ok, ho capito, dammi un attimo per capire che cazzo devo fare, zitta. Come sta? Oh, zia, sto provando, questo non posso usare, sì, non so cosa fare, ragazzi. Sinceramente, proprio parlando. Fatemi vedere un attimo. La porta è chiusa a chiave. Ok, di qua quindi non si va. Sì, ok, chiaro. Sto numero assurdo. C'è scritto sopra 1 e una cosa che sembra un 8, ragazzi, ma che non è un 8. Questo è chiaro come sole. Sì, ecco, fammi vedere se devo aprire le porte da qualche altra parte. Boh, andiamo fino in fondo. Tanto ormai se ci siamo, la luce rossa magari indica... Oh, perfetto, infatti. Perché fa questo rumore? Oh, orripilante. Che cosa sto schiacciando? Qui c'è un pulsante. Sì. Ho aperto la porta della carrozza. Grande. Usciamo, perfetto. Zizza si sarà liberata in qualche modo. Ciao, Zizza. Continua a salire. Ma che cazzo? Oddio, ma mi perseguiteranno pure di qua. Oddio. Come esco? Ah sì, devo usare la moneta. Ok. Ma come non posso usarlo qui? Sì che puoi usarlo qui. Sì che puoi usarlo qui. Non fare storie. Non fare storie, eh? Oh. Ma che sul serio? Sì che posso usarlo. Dai. Oh, perfetto, bisogna trovare pure il punto esatto in cui mettersi. Zizza! Zizza! È rimasta lì. Ma perché? Ma perché? Secondo me, ragazzi, ho fatto una cazzata. Perché probabilmente io sono fuggita come una demente. Ma visto che Zizza è rimasta lì, probabile che dovessi fare qualcosa lì sul treno, ragazzi. Perché saranno aperte tutte le porte. Per cui zizza, facciamoci coraggio e torniamo da dove siamo venuti. Se si blocca pure.
E che meraviglia! Io questi non provo manco a colpirli, ragazzi. Non ci provo manco, perché non credo che serva a qualcosa. Allora, Zizza. Zizza era qua, no? Oddio, non so perché fa questo rumore orripilante. Oddio, non lo so perché fa questo rumore. È assolutamente disgustoso, oserei dire. Oh, calma. Oh, calma. Stiamo molto calmi. Cos'è questo? C'è un baule di giocattoli qui. C'è scritto sopra 1000 e quell'8, ragazzi. È chiuso a chiave e non riesco ad aprirlo. What the fuck? What the fuck? Ma che diavolo? Infatti, che diavolo? Che è sta roba? Che cos'è questa roba non meglio identificata? Che cos'è? Sono manichini, pezzi dei manichini. Che è? Vabbè, diciamo pure di sì. Non lo so, qua c'è un ritaglio di giornale, un pezzo di giornale, ma non possiamo fare assolutamente niente. E no, fantasmi no! Che palle pure! Oddio! Oddio! Che sta succedendo? Calma! Madonna mia, che ansia! Non so manco dove devo andare, ragazzi. La telecamera è impazzita. È un casino. Allucinante. Non so dove sto andando, che cosa sto facendo e se sto andando bene. Vediamo di qua cosa c'è. Siamo usciti dall'altra parte. Fermi un attimo. È lì che balla la Macarena. No, non prendetevela male, Sono commenti così estemporanei. Gesù. Oddio, ma quanti cazzo ce ne stanno. Ma qua sto tornando indietro. Cosa? C'è qualcosa per terra. L'ho visto. I proiettili, grande. Da usare con pistola, va bene. Penso si ricarichino da soli. Oh, via. Buonasera a lei, salve caro signore. Allora, qua non c'era niente, per cui andiamo dall'altra parte. Sì, ma questi mi tolgono la salute così, basta che me alitano vicino. Ma mi pare una cosa normale. Vediamo un po'. Oh, qua non gli posso fare assolutamente niente perché la porta sarà chiusa. Come l'ho detto. Zizza? Zizza, che fine ha fatto Zizza? Che ne so, Zizza va sempre per i fattacci suoi. Allora, qua c'è un bucio reculo, ragazzi. E se funziona come quello del bagno, probabilmente ci riporterà a casuccia. Quindi magari la casa, per quanto sia un ambiente infernale, è un ambiente sicuro. Probabilmente. Poi qua c'è una scala che porta dritta all'inferno. Zizza, l'abbandoniamo al suo destino per adesso. Non ci ha seguiti, non è stata abbastanza rapida da seguirci e quindi si attacca a sta gran cippa. Vediamo se ho ragione. Ho ragione? Sì. Yes. Ok. Va bene. Siamo sicuri che casa nostra sia un rifugio sicuro? No, perché l'inferno qua era cominciato. In ogni caso, direi, ragazzi, di salvare la partita. E come sempre, immaginerete che ho assoluto bisogno, ragazzi, del vostro aiuto per riuscire a procedere. Allora, in questo caso abbiamo trovato dei numeri strani scritti, uno su un distributore e uno su quella scatola tipo di giocattoli, e siamo entrati in questa stanza che ci ha riportato a casa, ma che ci porta anche dritto all'inferno perché ci porta di sotto. Quindi ovviamente, ragazzi, aspetto numerosi i vostri consigli qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!